Buonasera a tutti, ringrazio tutti, iniziando dal senatore Pessina, Azzurri nel Mondo, che ringrazio moltissimo della sua presenza, molto importante per noi, il dottor Filosa di Italia Camitalia, il dottor Della Nuce dell'AISE, tutti i direttori della stampa e dell'immigrazione nazionale, intervenuti a questa presentazione di questo nuovo giornale online, molto ma molto caldeggiato dall'allora ministro Tremaglia, che poi purtroppo non è riuscito a coronare. Saluto al senatore Di Biagio, ti prego di venire qui e io passo quest'altro. Scusate questo passaggio, saluto al senatore Di Biagio, nostro eletto per il Comitato di Colore per gli Italiani nel Mondo. Continuo ancora con i saluti gli amici della segreteria dell'onorevole Caruso, che si scusa perché un improvviso impegno in famiglia non può essere presente. Comunque, come se fosse presente, vi saluta tutti. Cosa dire di questo giornale online? È un giornale, come ripeto, l'ho detto poc'anzi, Tremaglia lo aspettava da molto tempo, ci siamo riusciti. Dopo una crisi profonda del Comitato di Colore, perché è stata una crisi profonda dopo la mancanza di quest'uomo che comunque ha fatto moltissimo per il voto degli italiani all'estero. Ricordo benissimo quella sera al Senato, dove alle 9 di sera mi disse, questo è un piccolo aneddoto che comunque la stampa prego di non prenderlo, Ciofi, mi prendi un panino perché stasera, se non si approva questa legge, io non uscirò da questo banco. E quindi questa è una cosa che va messa nel conto per tutte quelle iniziative che ci sono in giro, tra cui questo dei comites, che mette veramente impressione perché si poteva svolgere in tempi migliori, con una modifica alla legge e con più calma, e soprattutto avvisare i nostri connazionali all'estero che in questo momento si trovano in difficoltà, perché noi abbiamo il termometro del nostro team dove ci chiamano e dicono: ma che votazioni sono? Questo è un po' il punto. Non mi prolungo perché è arrivato il senatore Di Biagio, come ripeto, e passerei la parola a lui. Ringrazio ancora tutti per questa folta presenza che sicuramente ci fa onore a tutti, ma fa onore al nostro grande leone che è Mirko Tremaglia. Grazie.